Ha impiegato più di un'ora il mastodontico carro dedicato al genio di Rossini di Pierluigi Piccinetti questa mattina di buon'ora, impacchettato come una caramella, a percorrere il tragitto compreso tra i capannoni dei carristi e la banchina della Marina dei Cesari, dove era atteso dalla chiatta che poi lo dovrà trasportare mare mare fino al porto di Pesaro. Un'operazione complessa che vede in questa fase compiersi l'atto finale di questa collaborazione in nome del compositore pesarese, voluta, proposta e finanziata in parte anche dal comune di Pesaro in collaborazione con quello di Fano e che negli intenti dell'amministrazione fanese attirerà gli occhi di mezzo mondo su Fano e il suo carnevale, essendo l'opera dei maestri carristi un perno centrale delle celebrazioni rossiniane, sotto i riflettori quindi di media e testate a livello mondiale. C'è un'operazione che è una bella sfida, questo rapporto che abbiamo intessuto con Rossini sostanzialmente, le cui celebrazioni sono iniziate con le sfilate del Carnevale di Fano, ci collega al mondo attraverso la figura di un grande artista di cui si celebrano i 150 anni dalla morte e che porta qui tanta cultura, tanto turismo. Un'operazione non da poco, quella di portare per mare un qualcosa pensato e strutturato per camminare per strada. La delicatezza dell'operazione si è percepita tangibilmente questa mattina sulla banchina, al momento di caricare il carro sulla chiatta, per la tensione palpabile che si percepiva tra i responsabili della capitaneria, maestranza e carnevalesca che si affrontavano a suona di autorizzazioni e nulla osta. Ma alla fine tutto è andato liscio e sono iniziate le millimetriche operazioni di carico. Noi lo vendete, lo guardiamo là, l'importante è proprio la tutta in plata, il tutto in pelle. Mi rimane fuori nel prospettivo di poi fare. Posizioniamo le amiere, praticamente andiamo in avanti, poi andiamo in retromarcia, cerchiamo di centrare diritti il puntone e lo lasciamo, diciamo, in verticale al puntone. Bisogna prendere delle misure particolari, non so, cioè chiaramente bisogna un po' di attenzione. Sì, un po' di attenzione, sì, sicuramente sì. Un po' l'esperienza, un po' l'attenzione, una manovra in più sicuramente ci vuole. Quanto siamo allineati perfetti, entriamo dentro. Domani il carro e la chiatta prenderanno il largo quindi in direzione nord e dopo essere approdati sulla banchina Caio Duilio del porto di Pesaro, il carro percorrerà Viale Trieste per campeggiare poi stabilmente nei pressi della Pala di Pomodoro e far bella mostra di sé a turisti e viandanti.